Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione ufficiale di questa nuova edizione della Poggio Valle Fredda. Ci troviamo in una location, diciamo, esclusiva rispetto agli altri anni, perché siamo a pochi passi della sede centrale del Motoclub Franco Mancini 2000. Andremo a presentare questa gara che quest'anno si è fregiata di due titoli molto importanti, doppia gara di campionato europeo, però poi lo andremo ad approfondire nel corso della serata. Partirei subito col presentare i nostri ospiti e lo farei con colui che fa gli onori di casa, il sindaco Massimiliano Quadrini. Salutiamo e diamo il benvenuto al responsabile velocità in salita FMI, Maurizio Simonetti. Benvenuto. Salutiamo il presidente del Motoclub Franco Mancini 2000, William Sanonzi. Bravo. Questa sera ho l'onore di avere come mia spalla, che mi aiuterà a coadiuvare questa serata, l'amico giornalista ed avvocato Alessandro Biaggi, a cui cedo la parola. Buonasera Alessandro. Grazie Lucia, grazie, buonasera a tutti. Allora, siamo in una sede diversa per quanto riguarda la presentazione della Poggio Valle Fredda. Devo dire che è una location che, per quanto riguarda un festeggiamento particolare, perché oggi poi in questa edizione ricorre una data importante, poi ce ne parlerà bene William Sanonzi, per il Motoclub Franco Mancini 2000, location più azzeccata non poteva esserci, quindi è un bene stare qui. È un bene presentare questa edizione record della Poggio Valle Fredda. Perché dire record prima ancora che la manifestazione inizi? Perché intanto sarà una gara valida per il campionato italiano e per il campionato europeo, con doppia validità per quanto riguarda il titolo, quindi si assegneranno il doppio dei punti, quindi sarà ancora maggiore l'importanza di questa manifestazione per tutti quanti i piloti, i partecipanti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Extra TV che ci sta seguendo in diretta anche Facebook, quindi grazie ad Extra TV. Ed è un avvenimento che effettivamente, per quanto riguarda la provincia di Frosinone, ma non solo, io direi il centro-sud Italia, per quanto concerne la velocità su strada motociclistica, è sicuramente l'avvenimento principe. Quindi stiamo vivendo un momento importante, di una manifestazione particolarmente importante. Spesso le cose che abbiamo vicine, no? Le cose che ci appartengono, noi non diamo la giusta valorizzazione, perché appunto perché ci sono vicine. Guardiamo sempre il giardino del vicino. Noi abbiamo un bellissimo giardino qui ad Isola del Liri per quanto riguarda le competizioni motociclistiche, che negli anni sta migliorando step dopo step, anno dopo anno, a livello di validità, a livello di partecipazione, di organizzazione. Quindi dobbiamo apprezzare questi sacrifici del Motoclub Franco Mancini 2000 e dobbiamo essere orgogliosi di avere una manifestazione di questo livello in questa zona. Io penso che questo, da osservatore, da amante dei motori, ormai da oltre 30 anni mi sento in dovere di dire. Questo sotto il profilo tecnico è quello che volevo dire, però i saluti spettano ai padroni di casa naturalmente, e il padrone di casa in questo caso non è che il sindaco Massimiliano Quadrini, al quale cederei la parola. Grazie. Buonasera a tutti, io sono orgoglioso di accogliere questa manifestazione, che è sempre suggestiva, e il Motoclub Franco Mancini la rende sempre più bella in molti aspetti. Sono 30 anni, festeggiamo i 30 anni del Motoclub e la 17ª edizione, e io sono contento anche che avete deciso di farla qui nel cuore del vostro club. Dicevo anche che proprio perché si fa Isola del Liri, e questo lasciamelo dire, Isola non è solo il centro di Isola, mi piacerebbe che queste manifestazioni venissero fatte un po' su tutta Isola del Liri, anche per far conoscere a tutta la città tutto ciò che loro fanno per questa manifestazione. Poi considera che stiamo riprendendoci dopo un anno e mezzo di pandemia, dove tutti abbiamo avuto grossi problemi, ma lo sport è quello che ha subito più problemi per questa pandemia, e solo grazie allo sforzo, ai sacrifici del Motoclub si è riusciti anche l'anno scorso, quest'anno, a poter fare questa manifestazione. Basterebbe questo per essere sempre vicini a coloro che
fanno questi eventi che riescono anche a far sì che, bene, come dicevi bene tu, valorizzare il territorio, perché abbiamo un territorio talmente bello, pieno di storia, di cultura, di bellezze, che questo deve essere un volano proprio per far conoscere il territorio a tutti coloro che vengono qui. Per noi è un evento eccezionale, è ormai diventato un evento immancabile per il nostro comune, è una delle chicche che abbiamo a Isola del Liri, ma visto anche il supporto della provincia, ringrazio anche il presidente Pompeo per il supporto dell'amministrazione, è un evento che va oltre anche la stessa provincia. Quindi sono io che ringrazio voi di fare in modo che si possa fare queste manifestazioni sportive a Isola del Liri. Voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che con tanto sacrificio, tanti sforzi, spesso con, o quasi sempre con le sole proprie forze economiche, riescono a far sì che queste manifestazioni possano esserci, e l'amministrazione sarà sempre disponibile ad accoglierle. Quindi sono io che ringrazio tutti, voglio salutare anche gli amici di questo quartiere, perché era giusto farla qui, oggi è il 30° anno, e quindi li voglio salutare, ringrazio davvero tutti. Grazie sindaco, grazie, e chiaro, abbiamo sottolineato più volte l'importanza di essere qui questa sera in questa location, perché ha una valenza particolare, il sindaco giustamente l'ha voluto sottolineare. Parliamo, entriamo un po' nell'aspetto tecnico di questa manifestazione, e lo facciamo con il massimo responsabile di questo settore motociclistico per quanto concerne la Federazione Italiana Motociclistica. Abbiamo, come sempre, perché è creditissimo ospite, ma ormai è diventato padrone di casa anche lui, perché è vicino a questa manifestazione da sempre, e porterà i saluti della Federazione, che ha creduto fin da subito in questa manifestazione, attribuendo il massimo titolo nazionale per la specialità. Cedo la parola al responsabile della velocità in salita della Federazione Motociclistica Italiana, Maurizio Simonetti. Buonasera a tutti. Devo dire che è sempre importante venire a Isola Liri e essere vicini ad Alonzi e al Motoclub Franco Mancini. Quando William mi ha mandato l'invito e mi ha chiesto di venire, ho organizzato un po' questo fine settimana per essere presente qui da voi. Siamo alla 17ª edizione. Mi ricordo la prima volta quando facemmo la prima gara con un motoclub che era un po' all'embrione della sua capacità organizzativa, e c'erano tanti problemi che piano piano, anno dopo anno, abbiamo aggiustato, abbiamo sistemato, abbiamo realizzato tutte quelle cose che sono indispensabili per avere una gara in sicurezza. Il motoclub Franco Mancini è riuscito a seguirmi in tutti gli aspetti, e il traguardo di aver organizzato anche per quest'anno il campionato europeo sicuramente è meritato. Devo fare un annuncio che William conosce già, ma gli altri probabilmente ancora no. Stiamo lavorando per fare in modo che anche nel 2022 ci sia una tappa del campionato europeo qui a Isola Liri. Siamo in attesa della conferma da parte della Federazione Motociclistica Internazionale, ma sicuramente, diciamo che in buona sostanza ce la dovremmo fare. Quest'anno, dopo la pandemia, stiamo rinascendo anche in tutto il settore. La gara di Isola Liri sicuramente sarà una gara dove ci saranno tantissimi piloti. Io credo che supereremo i 200, e quindi sarà tantissime persone che verranno qui su Isola Liri, perché come dicevo prima al sindaco, 200 piloti che arrivano significa che arrivano 700 persone circa, perché ogni pilota ha il suo seguito, e quindi invaderemo tutta la città con persone che arrivano da tutta Europa, e questo non penso che sia molto bello per il paese, molto bello per le attività economiche, per i ristoranti, per i bar che in questi ultimi mesi
hanno sofferto molto, anche per gli alterni. Quindi un plauso ancora una volta al Motorlab Franco Mancini, un ringraziamento a tutti coloro che collaborano con il Presidente, un plauso anche al Presidente che è riuscito e riesce ancora a coordinare il volontariato e la passione di tutti questi amici motociclisti che si tirano sulle mani quando c'è da lavorare e lavorano. Credo che il prossimo fine settimana si sfioreranno i 40 gradi e quindi presumo che sia molto faticoso. Però, come è già successo anche negli anni passati, ce la faranno e sicuramente porteremo a termine con successo questa gara. Un ringraziamento anche al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, perché non hanno mai dato problemi, lo dicevo prima, a questa gara. E in altre località invece abbiamo piuttosto problematiche dovute all'ordine pubblico, dovute alla sicurezza, ma il comune di Solaliri ha sempre collaborato, quindi un ringraziamento particolare anche al sindaco. Io non voglio tediarvi ancora con chiacchiere, ripasso la parola all'intervistatore e auguro a tutti un grande bocca al lupo. Grazie a Simonetti, ha sottolineato una cosa importante, ecco, la collaborazione che deve esserci in questi casi tra organizzatori e pubblica amministrazione, perché si deve creare una vera e propria sinergia. Gli organizzatori fanno in maniera tale da portare eventi di questa caratura, di questa importanza. Naturalmente c'è bisogno di una forte collaborazione da parte dell'amministrazione, perché si corre su strade pubbliche, quindi il fatto che ci siano degli amministratori che negli anni hanno creduto in questa manifestazione, come ha sottolineato Simonetti, è un dato fondamentale, importante, che ha permesso poi a questa manifestazione di poter crescere. Questo va ribadito, perché in pratica il successo può venire solamente quando tante componenti si mettono insieme e il mosaico si riempie e si completa in maniera perfetta, come è stato in questi anni per la Poggio Valle Fredda, grazie all'organizzazione del Motoclub Franco Mancini 2000. E proprio del Motoclub dobbiamo parlare, lo facciamo con il suo presidente, che quest'anno festeggia tanto, tutto, perché il trentennale, la doppia titolarità, la doppia giornata di gare, insomma un prevedibile grande successo di iscritti, tantissima emozione penso per approcciare questa settimana fondamentale per il vostro motoclub, vero William Salonzi? Buonasera a tutti, allora questo hai detto bene Alessandro, questo è un grosso successo, ma non è il successo mio soltanto o soltanto del motoclub, è il successo del comitato Pro Salita, è il successo della federazione italiana e della federazione internazionale che ci hanno concesso questa cosa, è un successo dell'amministrazione che ci è stata sempre vicina e di tutti gli sportivi che comunque ci supportano. Quest'anno la Poggio Valle Fredda sarà la gara sul tetto d'Europa, dico bene Simonetti? Perché in Europa non ci sarà un'altra gara che avrà una valenza simile alla Poggio Valle Fredda. Quindi abbiamo raggiunto il top, e il top si raggiunge soltanto quando c'è coesione da parte di tutti. Vi posso dire che già abbiamo superato abbondantemente il record di iscritti, quindi si prevede per domenica prossima una Poggio Valle Fredda affollatissima, dove tutti tireranno fino alla morte anche per stabilire il nuovo record del tracciato. Ho sentito già qualche pilota che già è pronto a partire già da ieri. Quindi, che dire, questa presentazione è fatta qua, alle quattro strade, il mio quartiere, mi sembra che sia doveroso, perché 30 anni fa, giugno 1991, a 100 metri da qua, un gruppo di persone che io ringrazio tantissimo ebbero la splendida idea di fondare il Motoclub Franco Mancini, e quella loro idea dopo 30 anni è arrivata ad essere sul tetto d'Europa. Grazie a voi fondatori. La gara oramai è una gara che è prestigiosa, che si è fermata,
che ha portato la città di Isola del Liri a farla conoscere dappertutto, che muoverà tantissimi piloti e turisti, perché abbinato al pilota c'è sempre poi il meccanico, l'accompagnatore. Giustamente, come ha detto Simonetti, si muove un bel giro. Per il resto io non mi prolungo oltre e faccio solo un grandissimo in bocca al lupo a tutti i piloti e a tutte le persone che mi aiutano in questa grandissima gara. Grazie. Grazie Williams. Allora, stiamo adesso entrando nel vivo di questa serata che ripercorre un po' quello che è stato fatto negli anni. La presentazione della Poggio Valle Fredda rappresenta un po' un momento, anche una vetrina per il motoclub, non soltanto per la gara ma anche per i suoi piloti che poi rappresentano l'anima del motoclub. Quindi una serata che darà spazio alle moto, al rumore, al rombo del motore e ai protagonisti, parte dei protagonisti di questa Poggio Valle Fredda. Naturalmente sono gli sfidanti ai piloti che girano il mondo per partecipare a queste gare su strada. Io stavo dando un'occhiata all'Alpo d'Oro della Poggio Valle Fredda, cioè vedo gente come Curinga, come Stefano Bonetti, che ha vinto il Touris Trophy nella sua categoria, non dimentichiamolo, è stato il primo italiano dopo Giacomo Agostini a vincere una categoria del Touris Trophy. Lo scorso anno la prima vittoria di uno straniero, Jean-Luc David. Insomma, tanta bella roba per quanto riguarda questo avvenimento, questa kermesse motoristica. È bene sottolinearlo, non dimenticarlo, perché anche non soltanto la quantità ma anche la qualità fanno il successo di una manifestazione. Ed ora i piloti che vedremo da qui a breve entrare in questo parco chiuso saranno gli sfidanti a questi piloti che hanno animato negli anni la Poggio Valle Fredda, dando lustro a questa manifestazione. Lucia, cedo la parola a te. Grazie Alessandro, sì, noi cercheremo di ripercorrere in ordine cronologico, temporale, appunto partendo dalle moto d'epoca per poi passare alle moto moderne e arrivare ai sidecar. Direi di non dilungarci ancora con le parole e cominciamo a chiamare il primo pilota che prenderà parte al CIS. Lui arriva da Veroli, ha provato per curiosità lo scorso anno, quest'anno prende parte al CIS Epoca, su Malanca accogliamo Carlo Alfassi. Ciao Carlo, allora domenica scorsa un bellissimo terzo posto alla gara di Deruta, questo significa che punti al podio anche alla Poggio Valle Fredda? Mangiavo solo in moto, mi imboccavano sulle moto, sul serbatoio della moto, se no non mangiavo.
è un albero, quando nasce in una direzione continua quella, che cavolo inizia a fare? Bene, è il caso di dire che è cresciuto sulle moto. Continuiamo, lo facciamo con un pilota che arriva da Castellini. Lui gareggerà nella categoria scooter sul Piaggio Zip Urbano Michele. Ciao Michele, allora, domenica scorsa un ottimo secondo posto a Latina sulla pista del Sagittario nel Polini Cup. Pensi di poter salire anche sul quadro della tua giovane fredda? Impegnerò al massimo per fare la rugby. Bene, concisissimo, grazie. Continuiamo. Lo facciamo adesso con un altro pilota che fa parte tra l'altro del direttivo del monografico della Comanda. Arriva da Pordenone e con noi c'è Stefano. Ciao Stefano, allora volevo chiedere, visto che fai parte dell'organizzazione del monografico della Comanda, come pensi, quanto pensi sia difficile organizzare appunto questa gara? Beh, siamo arrivati al momento in cui la Pordenone fredda praticamente ha preso il suo acqua. È molto difficile, ma allo stesso tempo con persone competenti la cosa è abbastanza facile e divertente. E penso che lo sia per tutti quest'anno, anche per l'impegno che abbiamo messo e che faremo vedere a tutti in questi giorni. Bene, in bocca al lupo, grazie Stefano. Ci spostiamo di nuovo e lo facciamo ad Arpino, su Onda ci raccoglie Daniel Mezzone. Ciao Daniel. Allora, tu debutterai nella gara di casa. Cosa pensi che ti metterà più pericolo? No, che è di casa, spero di fare un po' di risultato. Niente, mi metto tutti da sole e mio padre nella stessa categoria. Ah, bene. Allora, in bocca al lupo, facciamo più tardi. Lei è Isolana, è la nostra prima quota rosa, ha debuttato 20 giorni fa allo Spino, però per problemi burocratici non ha potuto disputare la gara ma solo le prove. Si chiamerà Alessia Alotti. Benvenuta Alessia. Allora, allo Spino sono le prove, quindi il debutto sarà a casa, alla Poggio Valle Fredda. Quando si spegnerà il motore del semaforo, riuscirai a dimenticare il pubblico, gli amici, gli affetti? Sono d'accordo, in bocca al lupo. Passiamo adesso a un pilota che conosciamo tutti da molto tempo e si chiama R6, arriva per noi Nico Quadrini. Ciao Nico, allora, tu sei un affezionato della Pordenone di Fredda, l'anno scorso non hai gareggiato, però sei stato sicuramente uno spettatore, quindi noi siamo curiosi di chiederti da dove hai osservato la gara e soprattutto quanto ti ha pesato non prendere parte alla manifestazione. Credo di averla vista la curva più bella, la gara. Da spettatore è stato difficile. Quest'anno speriamo di far bene. Torniamo in salita. Bene, noi te la auguriamo. Grazie Nico. Ragazzi, questo pilota lo conosciamo benissimo tutti. Lui gioca proprio in casa questa sera. Compagno di mio padre, lo conosco da quando ero bambina. Suona Mauro Di Sarra. Mauro, hai corso, ti ha dato un applauso davvero meritato perché hai corso, ti ha aiutato tante Poggio Valle Fredda. Quali pensi sia il livello raggiunto dalla Poggio Valle Fredda? Vabbè, la Poggio Valle Fredda ormai ha raggiunto i massimi livelli, ma non dico italiano, ma a livello europeo. E quindi è il mio motivo di orgoglio far parte di questo sodalizio. Bene, è bello sentire questo orgoglio. Un applauso ancora al nostro pilota Mauro Di Sarra.
combiniamolo, facciamo un'altra bellissima quota rosa. Non so se ci si sente Pizzerana e Arcimate, e con lei la Sica Capinelli. La Sica, pensavamo di averti in gara, invece c'è ancora qualche dubbio. Ma noi tutti siamo curiosi di chiederti a quanti anni hai iniziato a gareggiare e come è nata questa tua passione. Innanzitutto buonasera a tutti. Volevo ringraziare tutto il mio motoclub e sì, quest'anno abbiamo pensato di partecipare anche noi a questa gara, ma avendo fatto gare sempre solo pista, diciamo che è un'esperienza che mi piacerebbe fare, anche per arricchire il mio bagaglio culturale e sportivo, ovviamente. Ho iniziato a correre, diciamo, ancora prima di nascere, perché come molti mi definiscono sono figlia d'arte. Quindi mio padre è un pilota, è stato pilota, e di conseguenza ho iniziato a 3 anni con le mini moto, le prime gare con le mini moto regionali già a 6 anni, poi sono passata alle pit bike, ho fatto un'esperienza breve in velocità e poi per vari motivi ho scelto il motard, che è un giusto compromesso tra soldi e divertimento, quindi... Bene! Noi ci auguriamo di poterti vedere presto sprecciare sul tracciato della Poggio Valle Fredda. Grazie per essere qui, un applauso alla vostra nostra. Eccolo, è già arrivato. Beh, ci ha messo poco perché arriva da Isola del Liri, giustamente. Allora, siamo qui con Michael Gabriele. L'anno scorso hai disputato la prima gara. Quest'anno qual è il tuo obiettivo? Allora, partiamo subito con le verde chiare, si parte subito forte il sabato, proviamo, e la domenica voglio entrare nella top 10 assoluta. L'anno scorso top 15, quest'anno ogni anno proviamo come un giovane ragazzo a salire nel top 15. Allora, dita incrociate anche per te, in bocca al lupo. Continuiamo adesso con un pilota che è al più punto. Lui invece arriva da Alatri e su una Yamaha R6. Che ricordiamo è preparata da Colatossi Corse. Con noi abbiamo Diego Donoglio. Ciao Diego. Allora, dalle piste alle gare in salita, ci spieghi questa decisione di fare questo salto? Perché secondo me è un'esperienza che almeno una volta nella vita bisogna provare, quindi ho deciso quest'anno. Speriamo di divertirci. Certo, il divertimento è sempre al primo posto. Bene, in bocca al lupo per la gara. Allora, beh ragazzi, qui tutti sugli attenti, chapeau, abbiamo il campione europeo 2020 della classe 6, arriva da Sora, Faniccia Domenico. Complimenti ancora per il titolo conquistato nel 2020. Allora, vorrei chiederti innanzitutto se quest'anno pensi di fare tutte le trasferte europee per difendere il titolo di campione europeo. Allora, buonasera a tutti, grazie di cuore a tutti e sì, con il mio team ci stiamo organizzando per cercare di difendere questo titolo e vediamo se con gli impegni di lavoro riusciamo a far coincidere le date. Penso di sì. Volevo fare un ringraziamento speciale, volevo salutare Michela. Ciao Michela, è una piccola guerriera che sta combattendo una guerra che sicuramente vincerà. Salutiamo tutti Michela. Grazie. Bene, adesso entriamo nella categoria Sidecar e lo facciamo con 2 piloti che arrivano da Roma. Loro non solo hanno lo stesso cognome, ma anche lo stesso nome. Sono nonno e nipote. È con noi l'equipaggio Bonanni Mauro, Bonanni Mauro. Cosa risponderesti? Non è un colpo d'occhio.
Come mai? No, io non ho montato nemmeno una volta per finta adesso. Quindi solo pilota? Ho paura, mai, nemmeno da ragazzo. Bene, allora invece andiamo al passeggero. Pensi nella vita mai di riuscire a sfilargli di mano quei semi manubri? Potrei, sì. Un giorno magari, ecco, col passare degli anni ci proverei, quello sì. Bene, ringraziamo il nostro sidecar che sono fantastici, perché davvero poi sono arrivati da Roma, sono degli amici affezionati. Attendiamo il secondo sidecar che ci ha onorato della sua presenza in questa serata. Loro sono campioni europei, eccoli. Allora, le manovre, perché sono appunto dei mezzi davvero complessi. Bene, eccoci. Allora, domenica scorsa a Perugia hanno vinto la gara di Coppa Italia e l'equipaggio appunto di Berti Pochi. Questa sera però c'è di Berti Caffera, sei intrufolato. Allora, iniziamo dal pilota. Tu sappiamo benissimo, Alessandro, che sei figlio d'arte. Siete arrivati terzi allo Spino, primi domenica scorsa. Questo significa che sei pronto anche per la vittoria della Poggio Valle Fredda? No, diciamo che sarà molto dura, però ce la metterò tutta. E prenderai parte anche alla gara europea? No, quest'anno no. Ok, vi dico una curiosità su questo equipaggio, ma soprattutto sul pilota. Lui è famoso per essere un lanciatore di passeggeri e infatti, come vedete, questa sera manca il suo passeggero ufficiale. Ora, quello che mi chiedo, lui è arrivato da Roma, ma l'hai lanciato per strada anche questa volta? No, questa volta c'è avuto un problema suo personale. Bene, quindi questa volta sei stato clemente. E poi è un problema loro se non ci reggono. Bene, grazie, in bocca al lupo. Allora, Alessandro, abbiamo finito questa prima sfilata e presentazione di solo alcuni dei piloti che prenderanno parte alla Poggio Valle Fredda. Quindi abbiamo già fatto delle interviste, dobbiamo poi aggiungere qualche altra cosa, lo facciamo sempre con te perché tu sei un grande esperto in materia. Giugno. Allora, Sindaco, cominciamo da lei, un saluto finale, una cartolina per rimandare tutti alla Poggio Valle Fredda che potrete vedere anche in diretta streaming su Extra TV. Io voglio fare un bocca al lupo a tutti, ringraziare ancora, come dicevano i responsabili, questi volontari, questi professionisti volontari senza i quali non si sarebbe potuto fare la gara. E un in bocca al lupo lo voglio fare, ho visto che parteciperanno anche due o tre donne, quindi voglio dire, mezzo a così tanti piloti, facciamo un grosso in bocca al lupo a lui, non si sa mai, potersi che riescano poi ad essere prima anche rispetto ai maschietti. Quindi un in bocca al lupo a tutti e davvero grazie di questa serata. Grazie Sindaco, e adesso Maurizio Simonetti, Federazione Motociclistica Italiana. Anche per te, Simonetti, un saluto finale per il nostro pubblico, soprattutto l'appuntamento al 26 e 27 giugno.
l'unico così caloroso, è una cosa bellissima da vedere. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti sabato e domenica prossima sulle colline di Isola Liri per gustare questi ragazzi che fanno la loro casa. Arrivederci alla prossima settimana. E a questo punto, Lucia, io penso che la parola finale la diamo al Motor Club Franco Mancini 2000 a nome del suo presidente, e lascio a te, Williams, l'onere e l'onore di chiudere questa serata e di fare saluti finali. Benissimo, io ringrazio voi tutti che avete partecipato, ringrazio i piloti che hanno partecipato, tanti piloti del Motor Club non ci sono perché purtroppo l'Italia è lunga e il motoclub Franco Mancini raccoglie piloti dalla Sicilia fino a Vicenza. Questi sono gli estremi, quindi chiedere a un pilota di Vicenza o di Catania, Palermo, di venire a fare la presentazione mi sembrava una cosa un po' oltre. Un ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento speciale al Comitato Pro Salita che sta lavorando moltissimo. Io vi invito tutti sabato e domenica a venire nel villaggio piloti ed a venire a vedere questa grandissima gara. Buonasera a tutti. Bene, quindi ribadiamo i saluti, chiudiamo questa serata e vi diamo sicuramente appuntamento 26 e 27 giugno lo spettacolo della Foggia Valle Fredda. Grazie per essere stati con noi.